Buongiorno a tutti. Un Massimiliano Allegri un po' strano oggi. Ogni tanto un po' mi è sembrato triste, ogni tanto un po' più rilassato, forse ogni tanto anche scocciato. Non so se aveva avuto una discussione pochi minuti prima, però c'era questo turbinio di emozioni che vedevo un po' nel suo mood, nel suo modo di rispondere, anche un po' nel suo viso. Magari l'ho notato solo io, magari è una roba che non corrisponde a verità, però io voglio sempre cercare di evidenziare, di riportarvi quelle che sono un po' le emozioni che mi passano le conferenze stampa. Tanto vi chiedo, come al solito, un mi piace di sostegno, se volete un'iscrizione al canale, perché dobbiamo arrivare a 250.000 follower, è veramente qualcosa di grossissimo in questo che sarà il decimo anno di vita del canale. Tanta roba, un commento con le vostre sensazioni, le vostre emozioni, le vostre letture su quella che sarà domani Juventus-Sassuolo, che deve essere per forza di cose un più 3 in classifica, perché l'Inter ha già vinto, ha già giocato, è già scappata e la Juventus deve vendicare quella che è stata la partita dell'andata proprio con il Sassuolo. Allegri dice: il gruppo ha lavorato bene, come sempre. Sappiamo l'importanza della partita di domani. A Sassuolo non fu una bella serata e prendemmo 4 gol. Io è l'unica partita che ho visto allo stadio quest'anno, quindi dato che la Juventus ne ha persa una e io sono andato a vederne una ed è proprio quella, mi sono autoesiliato dallo stadio. Finché la Juventus non perderà un'altra partita in stagione, io allo stadio non ci andrò. Quindi Juve, fammi vedere che effettivamente all'andata è stata colpa mia, cerca domani sera di vincere, cerca di superare quella che, come dice Allegri, non è stata una bella serata. È una squadra che ha grande qualità tecnica nei singoli e hanno un buon collettivo. Per noi sono importanti in 3 punti, ma per ottenerli serve una grande partita dal punto di vista tattico. Allegri spesso e volentieri, quando usa questa frase, dice dal punto di vista tecnico. Questa volta ha detto dal punto di vista tattico. È stata un'espressione voluta? È stata un'espressione involontaria? Perché tattica è una parola particolare, tecnica la usa spesso, tattica raramente. Serve concedere poco, loro sono molto pericolosi, serve quell'entusiasmo che abbiamo conseguito in seguito ai risultati. Rabiot sta bene, ha recuperato anche Chiesa ed è a disposizione. Parola chiave: disposizione. Come a Salerno e anche in altre partite, chi viene in partita è determinante. Poi domani valuterò se far scendere in campo Rabiot del primo minuto, e Chiesa è a disposizione. Dovrò fare delle valutazioni dietro, perché abbiamo Gatti e McKennie squalificati e come mezzala può giocare anche Cambiaso. Allora, mi è sembrato un voler rimarcare il fatto che Cambiaso mezzala ci può giocare, e quindi mi aspetto domani mezzala Cambiaso. Lo dico subito. Mi aspetto domani mezzala Cambiaso con Weah a destra e con Kostic a sinistra. Questa è un po' la configurazione che secondo me ci sarà. Locatelli davanti alla difesa e poi vedremo quale sarà l'altra mezzala, se sta bene Rabiot. Secondo me giocherà Rabiot senza se e senza ma. E Chiesa è a disposizione, ce l'ha detto 2 volte all'interno della stessa frase e lo ripeterà più avanti. Quindi Chiesa me lo immagino dalla panchina, perché Allegri poi continua e dice: davanti devo valutare, perché Yıldız sta facendo bene, così come sta facendo bene Milik, sta bene anche Vlahovic, e dopo qualche assenza recupereremo Chiesa, che è a disposizione. E 3, quindi credo proprio che Chiesa sia a disposizione, quindi penso proprio che Chiesa sarà un cambio, la butto lì. E poi dice: Ken stamattina ha fatto le risonanze, è tutto a posto e speriamo di averlo al più presto possibile dopo questa fase di riabilitazione. È una frase un po' particolare da dire, perché sappiamo che Moise Ken in questo momento è al centro di alcuni intrighi di mercato. Ci sono delle squadre che l'hanno richiesto in prestito e quindi vediamo se poi alla fine ci sarà questo incastro e questo trasferimento in uscita di Moise Ken. Poi che cosa succede qua? In questo momento Yıldız e Chiesa dietro una punta? No. Quindi Allegri va a spegnere un pochettino quelli che sono i sogni di Tridente. Me l'aspettavo, in realtà ho fatto un video sull'argomento, ve ne avevo già parlato. Yıldız è la variabile impazzita che entra all'interno della Juventus, però come vi dicevo io non mi aspetto un cambio di modulo, anche se devo dire la verità mi piacerebbe tanto. Allegri dice: in questo momento abbiamo dei cambi, le partite diventano lunghe, poi può succedere di tutto più avanti, ma la squadra deve mantenere un equilibrio, se no torniamo a una squadra ballerina dove può succedere di tutto. Siamo nel girone di ritorno, poi non abbiamo più tempo per recuperare. Il girone di ritorno è molto più difficile rispetto a quello di andata. Allora, su quest'ultima affermazione sono completamente d'accordo, perché i punti iniziano a diventare pesanti, le partite sono pesantissime, quindi assolutamente sì. Per quanto riguarda l'equilibrio, io non credo che
giocare con un giocatore offensivo in più e un centrocampista in meno possa distruggere l'equilibrio. Cioè, non è quello il discorso. L'equilibrio non si basa su quanti giocatori offensivi o difensivi, l'equilibrio si basa su altre cose. Quindi la Juventus potrebbe essere equilibratissima anche con il tridente, per quanto mi riguarda. Poiché in questo momento Allegri non lo voglia fare perché ha trovato appunto una disposizione, la Juventus da un anno a questa parte sta andando avanti col 3-5-2, sta raccogliendo risultati migliori rispetto a prima, quello è un altro discorso, ma far passare il messaggio che l'inserimento di un giocatore come Yıldız a discapito di una mezzala, eventualmente per dire, vada a minare l'equilibrio, va a minare questo equilibrio che si è creato, che non significa che sia impossibile poi trovarne un altro. Poi se Allegri non lo vuol fare perché nel girone di ritorno non vuol fare esperimenti, è tutto un altro discorso, e secondo me era questo il messaggio che voleva far passare Allegri. Ma non venitemi a dire che la squadra può trovare l'equilibrio solo col 3-5-2, perché questa assolutamente è una cosa che non mi trova d'accordo, perché ci sono tantissime squadre anche con rendimenti migliori rispetto a quelli della Juventus, e non sempre solo per ragioni tecniche maggiori, quindi magari squadre che non hanno uno scomparto tecnico maggiore di quello della Juventus all'interno della squadra, ma semplicemente sono più organizzate e riescono comunque a tenersi in piedi anche con il tridente e a conseguire dei risultati che per quelle determinate squadre sono importanti. Quindi questo secondo me è un discorso un po' estremizzato da parte di Allegri, che continua e dice: faccio i complimenti ad Ancelotti, ha dimostrato di essere un grandissimo allenatore. Per quello che ha vinto, quando alleni grandissime squadre non è mai semplice. Caratteristiche che servono per allenare la Juve? Io a volte faccio la battuta: come si fa a fare allenatore? Non lo so, quindi figuriamoci se so come si fa ad allenare la Juventus. Questa è un'uscita un po' particolare che mi sarei evitato. Io lo so che Allegri lo dice con una risata, e secondo me Allegri lo dice anche perché è stanco di tutte le critiche che ha preso negli anni, e quindi lui scherza su queste cose qui. Però secondo me sono frasi che poi, perché lo sappiamo, il mondo Juve è diviso tra chi ama la follia Allegri e chi odia la follia Allegri, e queste sono frasi che non fanno altro che alimentare, secondo me, questa diatriba tossica, perché sono diatribe tossiche tra chi in ogni caso l'opinione su Allegri ce l'avrà e sarà quella. Può succedere qualsiasi cosa, la Juve può vincere la Champions, che ci saranno delle persone che Allegri comunque lo detesteranno, Allegri può retrocedere, che ci saranno comunque delle persone che lo ameranno. E questo perché ci sono sempre queste divisioni che non fanno bene alla Juve, lo sappiamo bene, e queste sono frasi che vanno a stimolare, vanno a toccare quelle corde lì di tante persone che magari si limitano semplicemente a riportare queste affermazioni per una parte e per l'altra, senza poi magari interessarsi in particolar modo a tutto il resto, come le partite, eccetera, eccetera. Io i ragazzi non li ho messi sull'attenti, non gli ho parlato, anzi, gli ho parlato, ma non della partita dell'Inter. Domani è importante, mancano ancora tanti punti per la qualificazione in Champions. Bisogna allenarsi a fare un passettino alla volta. Domani Sassuolo, poi pensiamo a Lecce. Se pensiamo al lungo periodo succede un casino. Domani è quella più difficile e quella più importante, anche perché l'andata abbiamo preso un bello schiaffo. Questo è proprio preso direttamente dall'ABC di Massimiliano Allegri, ed è una cosa che ha sempre fatto, ha sempre detto: un passettino alla volta, il campionato, bisogna mettere un mattoncino, bla bla bla. Wea sta crescendo e sono sicuro che abbia ampi margini di miglioramento, perché è stato fermo un mese e mezzo. Viene da un campionato diverso, qui ha avuto nozioni sulla fase difensiva perché il campionato italiano è diverso. Mi viene in mente un po' quella clip in cui Wea e McKennie parlavano e gli domandavano: che cosa vi chiede Allegri? Loro rispondevano ridendo: di difendere, di difendere, di difendere. E questa è una risposta che si incastra esattamente all'interno di quella clip che mi aveva fatto molto ridere qualche mese fa. Yıldız e Chiesa comunque possono coesistere, ma in questo momento abbiamo degli equilibri e dobbiamo mantenerli. Ho già spiegato la situazione poco tempo fa, pochi minuti fa. La Juventus rispetto all'andata è cresciuta in consapevolezza e in crescita singola dei calciatori, sia a livello tecnico sia a livello fisico. Poi bisogna andare con i piedi di piombo, perché il calcio vive di equilibri sottili e basta un niente per scivolare. Serve continuare ad avere questo entusiasmo fantastico che c'è anche nei tifosi, ed è una cosa bellissima, anche nell'ambiente, lo avverto. Non bisogna però avere troppa euforia, quella porta a sbagliare. Più andiamo avanti e più serve fare risultati, e più c'è il rischio che lo sbaglio aumenti di più. Dobbiamo essere molto bravi e determinati su quelli che è la partita di domani. Qua un Allegri un po' preoccupato
Allegri un po' preoccupato che questo momento in cui la Juventus sta raggiungendo i risultati possa diventare dannoso, che questo andare, passare dalla partita dal girone d'andata al girone di ritorno possa un pochino far respirare la Juve. Quindi lui continua a dire sì, benissimo, va bene l'entusiasmo, però l'euforia abbassiamola, perché sennò qua finisce male, perché torniamo a sbagliare. Ecco, io credo che la Juve debba rimanere con i piedi per terra, perché questa è una squadra, ragazzi, che se rimane concentrata fa un girone di ritorno sulla stessa falsa riga di quello d'andata, perché ha dimostrato di saperlo fare. Se non rimane concentrata, dato che è una squadra molto morale e che ha un appiglio più mentale che tecnico o tattico soprattutto, fa una brutta figura. Quindi è giusto rimanere con i piedi per terra, è giusto che la Juventus in questo momento rimanga concentrata sul fatto che, completato il girone d'andata, non si è fatto niente. Non si è fatto niente. Serve completare anche quello di ritorno. Non è una questione di aver conquistato il tifo. Stiamo facendo un buon lavoro e il merito è soprattutto dei ragazzi che vanno in campo e vincono le partite. Noi che stiamo intorno, da me fino al magazziniere, siamo tutti importanti e cerchiamo di fare del nostro meglio per far scendere i giocatori in campo nelle migliori condizioni. Da quando è tornato Allegri, credo che questa sia una delle risposte più belle che ha dato all'interno della conferenza stampa. Perché io in questa risposta qui ho sentito tutto il Massimiliano Allegri del primo ciclo. Quel Massimiliano Allegri che dopo ogni vittoria faceva i complimenti ai ragazzi, che metteva davvero davanti a tutto e a tutti il gruppo e i suoi calciatori. Spesso e volentieri negli ultimi anni abbiamo sentito che c'erano dei motivi, c'erano delle colpe, delle responsabilità. Difficilmente si è detto ho sbagliato questo, ho sbagliato quell'altro. C'era sempre un qualcosa di diverso. Mi fa piacere che adesso che le cose stiano andando bene, più che dire non è che ho riconquistato il tifo, il merito del lavoro che stiamo facendo, ma soprattutto sono i ragazzi che vincono le partite. Perché questo è il discorso che deve fare un allenatore come Massimiliano Allegri. Sempre i complimenti al gruppo, ai ragazzi. Allegri, una tipologia di allenatore come Allegri o come Ancelotti che abbiamo parlato prima, o come Mourinho, deve per forza di cose avere il gruppo in mano. Perché se questi allenatori perdono la fiducia del gruppo diventa molto difficile, perché non c'è una vera e propria organizzazione. Le squadre sono sempre un po' più libertine, c'è un'organizzazione difensiva, ma nello sviluppo è sempre un po' casuale o comunque limitato a un paio di principi di gioco, perché non ragionano per schemi, ragionano per principi. E quindi se si perde di mano il controllo della squadra diventa un bel casino. Quindi questa è una risposta che mi piace un bel po' da parte di Allegri. La differenza tra noi e l'Inter: l'Inter è una squadra costruita per vincere lo scudetto, mentre la Juve ha iniziato un percorso diverso. Ecco, io qua non sono d'accordo. Non sono d'accordo non nel fatto che l'Inter abbia la rosa migliore. Sì, per me quello è vero. Per me la rosa dell'Inter è migliore di quella della Juve. Ma non prendiamoci in giro, l'anno scorso la Juventus ha costruito la squadra per vincere lo scudetto. L'anno scorso, nel senso nell'estate che porta dal primo anno di Allegri bis al secondo anno di Allegri bis. Poi si è sbagliato. Si è sbagliato il mercato, si è sbagliata la programmazione, si è sbagliata quella roba lì. Ma la Juventus aveva costruito la squadra per vincere. Ha preso Vlahovic a gennaio per 80 milioni di euro, aveva preso Pogba, aveva preso Di Maria, Milik come riserva, Kostic come titolare, Bremer per sostituire De Ligt. Quelli sono acquisti di una squadra che vuol vincere lo scudetto. E qui non accetto che qualcuno possa controbattere. Sto scherzando ovviamente, potete avere la vostra opinione, però difficilmente riuscirete a smuovere la mia. Quindi la Juventus ha provato a fare la squadra per vincere lo scudetto, poi non è andata come doveva andare. Quest'anno invece il mercato è stato un non mercato, per ragioni che sapevamo tutti, e la Juventus ha iniziato questo percorso dopo aver comunque iniziato a costruire la squadra che poteva vincere lo scudetto, perché per quello che è il livello del campionato italiano e per quella che è la rosa della Juventus, l'anno scorso la Juventus poteva vincere. E per me anche quest'anno la Juve può vincere, poi secondo me non vincerà, che è un discorso differente. Ma il livello della Juve è di una squadra alta per il livello italiano, livello alto per il campionato italiano, delle primissime posizioni, primissimissime. La dimensione della Juve deve essere questa, non prendiamoci in giro. Poi Allegri dice: su noi dobbiamo lavorare su questo senza avere l'ossessione nella testa di vincere lo scudetto. Poi, siccome siamo la Juventus, dobbiamo fare il massimo che riusciamo a fare e soprattutto vedere come crescono i ragazzi, perché il calcio non finisce il 25 maggio, ma la Juve con questa squadra ha un futuro importante per i prossimi 5 anni.
Su quest'ultima frase sono d'accordo. Juventus ha una squadra che in prospettiva può crescere, secondo me, anche oltre i 5 anni, perché ci sono 2-3 giocatori che sono veramente giovani e fra 5 anni saranno comunque ancora molto giovani, quindi beati loro, bene per noi. Per quanto riguarda l'ossessione scudetto, è giusto non avercela, ma è giusto avere il desiderio, è giusto avere il sogno, è giusto non mollare fino all'ultimo secondo. Per me non c'è una squadra vera e propria costretta a vincere lo scudetto. Obbligata a vincere non c'è. L'unica che poteva avere un obbligo un pelo maggiore era il Napoli, ma perché? Perché era campione in carica. E solitamente la squadra campione in carica deve provare a riconfermarsi, cosa che mi sembra ben distante dalla realtà. Però l'Inter anche quest'anno ha fatto un mercato di svendita. La Juventus non ha fatto mercato, eppure sono lì a lottare perché avevano già delle squadre molto importanti, anche cedendo dei giocatori, perché erano già molto forti le rose e ora sono lì a giocarsela. Per me la necessità, come hai detto, l'ossessione di vincere lo scudetto non ce la deve avere nessuna delle due per quello che è l'ultimo mercato. Poi ce la devono avere per i 3 anni di lavoro, sia Allegri sia Inzaghi, perché è il terzo anno di lavoro per entrambi. Quando alleni per 3 anni la Juve, per 3 anni l'Inter e non vinci lo scudetto, devi farti delle domande, per forza di cose, perché al termine di questa stagione tra Allegri e Inzaghi sarà il terzo anno di panchina, consecutivo terzo anno di progetto, senza aver vinto mai lo scudetto. E quindi da quel punto di vista invece è differente. Su questa singola annata, sul lavoro in generale, su quello che è il progetto iniziato 3 anni fa, quello è invece un discorso secondo me molto differente. Poi dice: il dubbio dietro tra Rugani e Alessandro, mancando Gatti il dubbio è tra loro due. Oh, che bello, che bella notizia, sono veramente felice. Gli equilibri sono nel calcio, non nel gruppo. Una cosa che va bene oggi può andare male domani, dobbiamo essere vigili su tutti. Non ho mai commentato il mercato, ma lo farò, soprattutto ora che inizia il girone di ritorno e si entra in quella fase calda della stagione, che è quella che conta. Allegri molto puntiglioso su questo discorso inerente al girone di ritorno e come potrebbe essere differente, dato che il girone di ritorno è piuttosto, lo sappiamo tutti. Ken lo vedo tutti i giorni, è un giocatore della Juventus e noi ci contiamo molto, anche se non ha fatto gol, ma nel calcio si sa, gli attaccanti vengono valutati per i gol che fanno. L'altro giorno ho letto un commento su Yıldız che dice che senza gol non avrebbe fatto una bella partita, ma ha fatto una prestazione tecnicamente straordinaria, anche senza gol per me non sarebbe cambiato nulla. Bernardeschi è un calciatore del Toronto, quindi non posso consigliargli niente. Se me lo chiedono loro posso consigliargli, ma hanno la testa, devono consigliarsi da soli senza bisogno di ascoltare l'allenatore o un fratello maggiore. Ovviamente qui il commento è su Bernardeschi, che è un giocatore chiacchierato in chiave Juve sul mercato. Io mi auguro che effettivamente la Juve non stia davvero trattando Bernardeschi, anche se le ultime notizie parlano di un Jordan Henderson che, se era stato magari vicino alla Juventus, proposto alla Juventus, oggi sembra andare più direzione Ajax. Ma non voglio parlare di mercato adesso, anche l'altro giorno con Samardžić non volevo parlarne, poi sembrava che fosse scoppiata la bomba Samardžić che dovesse arrivare a Torino da un momento all'altro. E ho fatto uno strappo alla regola e forse ho anche portato sfortuna alla trattativa a questo punto, che sembra essersi un pochettino arenata o comunque meno chiacchierata rispetto alla settimana scorsa. Aspettiamo e vediamo. Su Bernardeschi non mi esprimo, diciamo così. La differenza tra Inter e Juve è questione di programmazione. Abbiamo passato 2 anni di grosse difficoltà. Allegri continua a ribadire questo concetto. L'aveva già fatto anche qualche settimana scorsa. Aveva detto che la Juventus era da ottobre del 2021 che iniziava a essere in difficoltà, ma non ha fatto capire esattamente a che cosa si riferisse, perché i problemi sono iniziati l'anno scorso, almeno quelli pubblicamente, le dimissioni del CDA e tutto quanto, a meno che dentro la Juventus non ci fosse già una situazione diversa, differente rispetto a quello che poi si diceva, si leggeva e tutte queste cose qui. Non è mai venuto fuori niente, quindi non so che difficoltà stia citando Allegri nei 2 anni precedenti. Io capisco tantissimo quello dell'anno scorso, abbiamo parlato abbondantemente. Sul primo anno di Allegri bis, qual è la difficoltà? Ronaldo che va via l'ultimo giorno di mercato? Sì, può essere una difficoltà, d'accordo, sicuramente non è facile sostituire Cristiano Ronaldo. Però poi la stagione devi cercare di indirizzarla anche in un altro modo. Non lo so,
Quest'anno stiamo facendo bene, ci stiamo divertendo e i ragazzi stanno crescendo. Se abbiamo fatto 46 punti è perché i ragazzi se lo sono meritato e hanno dei valori. C'è una coesione importante a livello dello spogliatoio. Poi il 25 maggio finisce la stagione e vedremo dove saremo. Quella sarà la posizione che ci siamo guadagnati durante l'anno. Questa è una lettura che mi piace tanto. Più di nei primi quattro, la Champions League, bla bla bla. Questa è una cosa che mi piace un sacco sentire. Dove arriveremo ce lo saremo meritati. Vedremo poi a fine dell'anno, senza dire qui, lì, su, giù, trick, track, questo. Il Sassuolo a Berardi, a Orientè, a Pinamonti, giocatori tecnici davanti, molto bravi, con gamba, che giocano molto bene, soprattutto in trasferta, fanno prestazioni migliori che in casa. Madonna, sembra aver descritto la BBC, Messi, Suarez, Neymar. Certo, sono molto forti, indubbiamente. Però ragazzi... singolarmente io capisco che Berardi in Serie A sia un giocatore importante, su Pinamonti un pochino meno, Laurenti interessante, però ragazzi dobbiamo allora preoccuparci sempre di tutti. Allegri ogni volta che parla ai calciatori avversari sembra che andiamo a affrontare Cruyff, Maradona e Pelé con i tridenti. Negli ultimi anni la Juventus contro il Sassuolo ci ha sbattuto diverse volte, e questo è vero perché abbiamo perso sia quest'anno a Reggio Emilia, sia l'anno scorso a Reggio Emilia, l'anno prima abbiamo perso in casa con il Sassuolo, ricorderete, mi pare gol di Maxime Lopez al 90esimo in scavino, in pallonetto, veramente una roba fuori dal mondo. La Juventus negli ultimi anni ha spesso e volentieri perso contro il Sassuolo, e io continuo a dover leggere che lo chiamano Scansuolo. Tipo una delle squadre che in Italia ci ha rubato più punti, rubato nel senso buono, rosicchiato più punti all'interno delle gare, però saranno lo Scansuolo. Non mi ha sorpreso niente, mi piace invece la voglia con cui i ragazzi vengono al campo e si mettono in discussione per migliorare. Finito il girone d'andata, partiamo da zero, vediamo quanti ne faremo ad andare nel girone di ritorno. È più importante il girone di ritorno e i punti contano di più. Ancora una volta, risposto con... questa frase che si era preparato e che è giustissima e ha voluto mettere in risalto, in focus per tutta la conferenza stampa, e qui si conclude quella che è stata la conferenza stampa di Allegri pre-Juventus-Sassuolo. E adesso tocca a voi. Fatemi sapere le vostre opinioni qui sotto nei commenti e come avete vissuto le varie risposte di Massimiliano Allegri ai microfoni dei giornalisti. Ciao!